Ciao, sono Luca Taglialatela e ti do il mio personale benvenuto su Trasferimento Sicuro, il primo sistema dedicato a chi vuole trasferire la propria residenza fiscale al di là del confine italiano, all'estero, e vuole farlo in maniera semplice, legale e sicura. E soprattutto vuole farlo in maniera incontestabile da parte dell'autorità fiscale italiana, perché è questo uno dei principali problemi che andremo a chiarire nel corso del video che stai ascoltando, ed è questo uno dei principali problemi che deve essere risolto prima ancora di effettuare un trasferimento di residenza all'estero. Probabilmente se sei qui, infatti, sei o un imprenditore o un professionista, a prescindere che tu lavori o meno integralmente sulla rete, a prescindere dal fatto che il tuo business sia al 100% o allo 0% digitalizzato. Sei qui perché sei alla ricerca di una soluzione a un problema importante, un problema che i tuoi padri, i tuoi nonni probabilmente sentivano prima di te, se hai ereditato l'azienda, l'attività anche di professionista che stai portando avanti, o che senti nella misura in cui stai decidendo se aprire la tua attività direttamente per la prima volta in Italia o se effettuare a questo punto direttamente un trasferimento all'estero, perché potrebbe darti dei vantaggi, come ti darà, come ti spiegherò, molto importanti. Infatti non è un segreto che la tassazione in Italia oggi sia insostenibile, non è un segreto che sia una delle prime cause di fallimento dell'azienda il fatto che alla fine dell'anno un imprenditore, un professionista si portano a casa circa il 33 o il 34% del fatturato annuo. Questo vuol dire che dal 1 gennaio al 30 settembre fondamentalmente si lavora per pagare lo Stato. Questa è chiaramente una follia, è qualcosa che è sfuggito di mano alla classe politica italiana, e può essere risolta con un trasferimento di residenza. Andando a vivere infatti in un altro paese è possibile ottenere dei benefici impressionanti e soprattutto non sottostare più a quella che è la burocrazia elefantiaca dello Stato italiano, ma ci arriveremo. Probabilmente invece in questo momento è importante esaminare quelle pratiche che hai attraverso le quali sei passato, se sei un imprenditore, se sei un professionista, fino ad oggi, per cercare in qualche modo di abbattere il pesante carico fiscale che lo Stato italiano appioppa al fatturato della tua impresa alla fine dell'anno. Probabilmente se hai ereditato la tua azienda o se porti avanti un'attività di famiglia da generazioni, hai più di chi inizia adesso preso coscienza del problema della tassazione, in qualche modo hai cercato di abbattere, giustamente o ingiustamente, come dire, legalmente o anche con metodi più borderline, la pressione fiscale. Quindi probabilmente che cosa avrai fatto nel corso del tempo? Avrai provato a fare del nero, per esempio incassando i tuoi fatturati, incassando i tuoi ricavi senza dichiararli. Il problema del nero è un problema importante che già negli ultimi anni in realtà lo Stato si è dato la briga giustamente di contrastare in maniera piuttosto importante, tant'è che oggi fare nero è follia sia da un punto di vista operativo che da un punto di vista legale. Follia perché? Perché al di là chiaramente delle sanzioni altissime che rischi, per le quali appunto non ne vale assolutamente la pena, ma fondamentalmente ti ritrovi in mano con della carta straccia, ossia ti ritrovi in mano con un contante che puoi utilizzare per piccole spese probabilmente, ma al di là del supermercato avrai difficoltà poi a spendere, cioè puoi fare nero fino a un certo punto, ma in realtà se poi ti misuri con quelle che sono le spese importanti, con quelli che sono eventuali investimenti da fare sia a livello personale, come per esempio l'acquisto di una casa, piuttosto che di un'autovettura, piuttosto che vuoi reinvestire questo denaro all'interno dell'impresa, chiaramente ti ritrovi con un problema impressionante, perché quel denaro acquisito a nero è esattamente pari a carta straccia, per cui non è una pratica da prendere più in considerazione. Probabilmente un'altra pratica alla quale avrai pensato è quella di portare i tuoi soldi su un conto corrente offshore. Questa era una pratica molto in voga, soprattutto negli anni 80, negli anni 90, ed è una pratica che oggi è contrastata in maniera, oserei dire, quasi definitiva. Cioè, mentre prima si portavano banalmente, adesso banalizziamo, i soldi in Svizzera piuttosto che a Monte Carlo, piuttosto che nel Liechtenstein, adesso questi baluardi, queste roccaforti dove vigeva un segreto bancario impenetrabile e dove fondamentalmente quello che andavi a fare lo sapevi tu e soltanto tu,
Questa impenetrabilità, questa corteccia di segretezza in realtà è stata completamente sconfitta, completamente debellata grazie all'attività dell'internazionale dell'Ocse. Che cosa vuol dire? Che il momento che tu vai a portare questi soldi in Svizzera piuttosto che in altri paesi, ormai sono rimasti pochissimi quelli che non hanno più, che non aderiscono più, che non aderiscono allo scambio di informazioni, quindi anche l'Agenzia delle Entrate italiana viene a sapere esattamente dove hai portato quei soldi e quanti ne hai portati. Ripeto, è una cosa che veniva fatta negli anni passati, dal 2010 in avanti in realtà l'attività di intelligence, l'attività di sensibilizzazione dell'Ocse a livello internazionale ha messo in piedi una cosa che si chiama scambio automatico di informazioni finanziarie, tale per cui appunto, come dicevo poc'anzi, anche quelle che erano le roccaforti del segreto bancario, come la Svizzera, come la stessa Hong Kong, che adesso aderirà anche allo scambio di informazioni dal prossimo anno, ancora la stessa Dubai ha aderito a questo scambio di informazioni, fondamentalmente ha reso quindi impossibile e soprattutto inutile questa pratica. Puoi cioè portare i soldi all'estero, i giorni che li usi ti verranno a chiedere però perché, per quale motivo li stai usando e soprattutto da dove provengono. Quindi facciamo molta attenzione. Ancora, probabilmente se sei un imprenditore o un professionista, per cercare in qualche modo di abbattere la pressione fiscale, di ridurre la base imponibile, che cosa hai fatto? Hai cercato di inventarti costi oppure di utilizzare delle pratiche estremamente borderline che oggi vengono suggerite con una certa facilità, con una certa superficialità in rete per cercare appunto di creare dei costi di fatto però fasulli o fintamente fasulli. Quindi hai cercato di dedurti le spese personali dall'azienda oppure hai cercato di dedurti le spese che non sono deducibili al 100% al 100%. Queste pratiche sono piuttosto conosciute, queste altre pratiche sono piuttosto conosciute da parte dell'Agenzia delle Entrate e sono esattamente le prime cose che ti vengono a contestare, a controllare nella misura in cui dovessero effettuare un accesso, un'ispezione o una verifica presso la tua azienda. Quindi facciamo molta attenzione. Quindi il punto qual è? Che oggi tutte queste pratiche non solo sono inutili, non solo sono dannose e mettono a rischio addirittura la libertà personale dell'imprenditore e del professionista a determinate condizioni, ma il messaggio che deve passare è che oggi è assolutamente possibile mettere fine ai nostri problemi dal punto di vista della tassazione e non solo. Adesso andremo a vedere quali sono gli altri problemi e gli altri vantaggi che può portarti un trasferimento di residenza all'estero e esistono quindi e la soluzione del trasferimento, chiedo scusa, è assolutamente la soluzione definitiva a queste pratiche illegali che in realtà fanno più danni che vantaggi. Questo perché da una decina d'anni a questa parte in particolar modo il processo di digitalizzazione e di globalizzazione ti permettono di spostare in pochi minuti la tua azienda, la tua attività dall'altra parte del confine italiano. E andiamo a vedere allora quali sono questi vantaggi, questi benefici concreti, immediatamente perseguibili, immediatamente raggiungibili una volta che ci spostiamo, che spostiamo la nostra attività al di là del confine italiano. Numero uno, sicuramente, e siamo qui per questo, del resto andremo incontro ad una fiscalità più bassa. Questo non vuol dire non pagare le tasse, ma vuol dire pagare un giusto ammontare di tasse, tale per cui io posso sia mandare avanti il mio business in maniera lecita, sia usufruire di servizi pubblici che probabilmente funzioneranno meglio di quelli della nostra penisola, sia, come dire, avere una vita reale, una vita sociale che non debba essere, che non debba ruotare interamente intorno alla crescita dell'azienda, perché se non cresce l'azienda non ho i soldi per pagare le tasse. Punto. Beneficio numero due, la paura del fisco. La paura del fisco è una paura concreta che molti imprenditori che mi stanno ascoltando conoscono, evidentemente, perché chi fa impresa e realizza determinati fatturati avrà sicuramente avuto a che fare con gli organi dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che con i funzionari della Guardia di Finanza. Molti dei miei clienti hanno avuto questa spiacevole esperienza e alcuni, devo dire, ne sono rimasti traumatizzati. Parliamo di persone che lavorano in totale trasparenza, lavorano in totale legalità, fanno dei fatturati piuttosto importanti e proprio come dire, il fatto di essere bravi, proprio il fatto di realizzare dei fatturati piuttosto importanti è la causa della loro sfortuna, perché è evidente che
In un paese come l'Italia, l'Agenzia delle Entrate andrà a bussare alla porta di chi guadagna di più, perché chiaramente fatturato più grande vuol dire accertato più grande, cioè vuol dire portare a casa più soldi nella misura in cui, nella maniera in cui andiamo a trovare, l'agenzia va a trovare delle cose che non vanno. Il problema è che c'è un atteggiamento piuttosto aggressivo che, devo dire, nella mia esperienza ho ritrovato soltanto in alcuni altri paesi del mondo. Devo dire, probabilmente secondo soltanto all'aggressività dell'agenzia, delle autorità fiscali coreane. L'atteggiamento è quello di voler per forza trovare qualcosa che non va anche quando non è il caso e soprattutto, e questo chiaramente non è dovuto soltanto agli organi accertatori, ma anche alla politica fiscale, quindi alle leggi fiscali in essere, esistono delle normative tali per cui abbiamo delle sanzioni elevatissime, delle sanzioni che addirittura possono sfociare piuttosto semplicemente nel penale, quindi addirittura arrivare a limitare la libertà personale per errori in dichiarazione, per errori nel bilancio, perché c'è chi chiaramente no, mette le mani nei bilanci e nelle dichiarazioni a proprio vantaggio, ma c'è chi anche fa degli errori e non se ne accorge, perché parliamo comunque di cose piuttosto complesse, anche i miei colleghi hanno fatto, si sono trovati in queste spiacevoli situazioni nel corso degli anni. Quindi si è arrivati al paradosso per cui l'investitore, l'imprenditore che ha una determinata disponibilità evita di reinvestire in determinati settori, evita di espandere anche la propria azienda all'interno della penisola italiana perché ha paura che quell'espansione, no? Quel far girare denaro, detto banalmente, all'interno dei confini italiani possa in qualche modo, e di fatto è così, esporlo alle contestazioni dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che della Guardia di Finanza. Quindi il paradosso è che piuttosto che farmi venire in casa dall'Agenzia delle Entrate, io evito di investire perché non voglio passare per problematiche o per contenziosi che iniziano e non finiscono. Quindi il secondo problema che ci portiamo via con noi e che risolviamo immediatamente è quello di non aver più paura del fisco. Quindi se siamo degli imprenditori in gamba, dei professionisti in gamba, possiamo muoverci in maniera sicuramente più disinvolta, in maniera sicuramente sempre, come dire, sempre in linea con la nostra idea di impresa e senza freni, senza inibizioni inutili. Dopodiché, sicuramente questo, chiaramente il diminuire le tasse, aumentare gli investimenti ci darà più soldi, questi più soldi ci daranno la possibilità di reinvestire all'interno dell'azienda, che cosa che oggi in Italia assolutamente è difficilmente possibile. Andremo sicuramente a guadagnarne a livello di tempo perché se in Italia è normale ormai, c'è una mentalità per cui lavorare 24 ore al giorno è la normalità, ecco, a qualcuno può piacere, non lo metto in dubbio, io sono il primo, però come dire, se oggi tu lavori 24 ore al giorno riesci a tenere l'impresa, riesci a tenere lo studio a galla. Non è così dall'altro lato, evidentemente, perché pagando meno tasse, avendo più soldi a disposizione, reinvestendo nell'azienda, ti riesci anche come dire, a delegare di più, si riesce anche ad aumentare il numero di dipendenti, aumentare il numero dei collaboratori, insomma, a far crescere l'azienda in maniera più serena e quindi si riesce in qualche modo a trovare la quadra. Un altro vantaggio immediatamente tangibile è sicuramente quello di andare incontro ad una burocrazia molto più semplice. Esistono paesi in cui infatti la burocrazia uno, di fatto non esiste in alcune giurisdizioni, penso a Hong Kong, penso alla stessa Dubai, ma senza arrivare a trasferimenti così drastici, tra virgolette, nel senso senza dover abbandonare anche all'interno dell'Unione Europea, esistono delle giurisdizioni che ci danno un accesso a una burocrazia estremamente semplice e che non ci fa venire esaurimento nervoso se non riusciamo ad emettere una fattura in compliance con legislazioni che cambiano ogni 5 minuti. Penso all'Inghilterra, penso alla stessa Malta, penso anche alla stessa Spagna, insomma, volendo rimanere anche all'interno di una democrazia piuttosto simile e piuttosto vicina a quella italiana. Quindi, come dire, anche il vantaggio burocratico non è un vantaggio da sottovalutare, perché più burocrazia vuol dire più costi anche per il commercialista, evidentemente. Quindi, meno burocrazia vuol dire meno costi a sostenere e più tempo da dedicare a cose serie, all'azienda e non a rimanere in linea con le normative o con le agevolazioni che cambiano, fanno finta di cambiare ogni 5 minuti. Del resto, le polemiche all'ordine del giorno in Italia da parte dell'ordine dei commercialisti sono fondamentalmente su tutte le prime pagine, quindi non devo stare qui
a spiegarvele io. Un altro vantaggio fondamentale da non sottovalutare, anzi probabilmente dovrebbe essere considerato come il vantaggio numero uno, è a questo punto quello di potersi mettere finalmente a livello della concorrenza. Perché quando tu lavori in Italia e tassi la tua attività al 70% e ci devi lavorare 24 ore al giorno e il tuo concorrente maltese piuttosto che il tuo concorrente tedesco, perché comunque anche la Germania ha dei vantaggi da non sottovalutare, il tuo concorrente austriaco ha a disposizione il 20, il 30 o il 40% di fatturato in più che non deve dare in tasse e porre in distria all'interno dell'azienda, o in qualche modo può influire sui prezzi dei prodotti che magari possono essere gli stessi tuoi, ma lui può evidentemente praticare al di là dell'IVA, può praticare evidentemente dei prezzi più bassi dei tuoi. Quindi la concorrenza oggi di te italiano, e chiaramente no, anche questo non devo spiegartelo io, non è italiana ma è internazionale, è mondiale. Però evidentemente non giochiamo tutti con le stesse armi, insomma in questa guerra della concorrenza non abbiamo tutti la stessa potenza di fuoco dalla nostra parte, sicuramente non se siamo in Italia. Adesso invece voglio fare una cosa molto importante per chi mi sta ascoltando, cioè voglio tentare di rispondere a tutti i suoi dubbi, di andare a risolvere tutti i dubbi che ancora ha in testa in questo momento, perché evidentemente il trasferimento di residenza è un passo importante che va fatto nell'ottica di una pianificazione, nell'ottica di chiaramente un progetto di vita e che soprattutto non è legato unicamente, non è guidato unicamente da un driver di natura fiscale, cioè risparmio fiscale è sì importante, è sì fondamentale nella misura in cui evidentemente se me ne vado cercherò un paese dove posso stare meglio e non un paese dove posso stare peggio dell'Italia, però l'obiezione dove si pagano meno tasse non è l'unica da prendere in considerazione quando si fa un trasferimento di residenza. Allora andiamo a rispondere a alcuni dei dubbi che nel corso di questi ultimi anni mi sono stati posti e ai quali appunto avrò risposto un centinaio di volte. Allora, a questo punto facciamo un video e li confutiamo una volta per tutte, così la prossima volta che un cliente me lo dice, gli giro direttamente il video se già non se l'è ascoltato. La prima domanda, chiaramente la più banale, un trasferimento di residenza fiscale. È tutto legale? La risposta è sì, è tutto legale se lo fai davvero, nella misura in cui andiamo a sradicare il centro dei tuoi interessi vitali dall'Italia e lo andiamo a portare in un altro paese, il procedimento diventa legale al 100%. Attenzione! Parliamo di una pratica legale, tra l'altro protetta all'interno dell'Unione Europea da un articolo 49 sul Trattato del funzionamento dell'Unione Europea, cioè esiste un principio all'interno appunto della comunità che si chiama libertà di stabilimento, in base al quale chiunque ha la possibilità, ha la libertà, poiché di libertà si tratta, di potersi spostare dove gli pare. Chiaramente quando usciamo al di fuori della comunità europea, non è che non essendoci un principio legale, allora non possiamo stabilirci. Esiste un principio chiaramente di ordine puramente logico che è quello che ci dice che possiamo andare a vivere lì dove ci pare e nessuno ci deve restringere questa possibilità. È chiaro che se ci muoviamo in Europa abbiamo delle agevolazioni all'interno della comunità economica europea, con la nostra carta d'identità possiamo andare un po' dove ci pare, non abbiamo restrizioni, non abbiamo limiti temporali, mentre se ce ne andiamo evidentemente in Ucraina piuttosto che negli Stati Uniti, piuttosto che in Brasile, piuttosto che in Thailandia, allora dobbiamo fare i conti con dei limiti temporali o perlomeno dobbiamo fare i conti con le visa, cioè con i permessi, e quindi dobbiamo capire quale permesso va bene per noi, per quanto tempo possiamo rimanere con quel permesso, come fare a superare il limite temporale, eccetera, eccetera. Quindi esistono dei limiti burocratici al di fuori dell'Europa, ma sono assolutamente dei limiti superabili e che non inficiano la legalità di un trasferimento. Quindi domanda: è tutto legale? Risposta: sì, è tutto legale al 100%. La seconda domanda che spesso mi fanno è: se mi trasferisco, che cosa rischio? Cioè, molte persone, e questo rientra un po' nell'attività, come dire, è un po' la causa dell'attività di demonizzazione mediatica, secondo me, quindi parte di giornali e telegiornali. Quindi le persone o anche gli imprenditori, soprattutto gli imprenditori che fatturano bene, mi dicono sì, mi trasferisco, ma se mi trasferisco poi mi accertano, se mi accertano poi mi fanno un culo così.
perché andranno a scartabellare fino all'ultima fattura, fino all'ultima registrazione contabile, pur di potermi contestare qualcosa perché me ne sto andando e quindi sto portando via evidentemente un carico di tasse, in alcuni casi anche piuttosto importante. Allora, il rischio di un accertamento evidentemente c'è, soprattutto in quest'anno, in quest'ultimo anno, l'Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali italiane hanno cercato quantomeno sulla carta di aumentare la possibilità o quantomeno il rischio di essere accertati per chi è iscritto all'AIRE, addirittura dal 1 gennaio 2010. Quindi evidentemente il rischio di un accertamento c'è, però questa cosa non deve scoraggiare, perché nella misura in cui siete seguiti da un consulente che vi dice esattamente che cosa fare, che cosa mu come muovermi all'interno di uno scenario che non è soltanto quello italiano e non è soltanto quello del paese di destinazione, ma uno scenario internazionale, quindi seguendo determinati step, seguendo determinati paletti che non sono neanche difficili da seguire, si può in ogni caso evitare non tanto il rischio di accertamento, ma si ha la matematica certezza di non avere nessun tipo di problema, cioè si riduce il rischio a zero. Muoversi prima, quindi contattare un consulente prima di trasferirsi, annulla questo rischio, non il rischio dell'accertamento, ma sicuramente il rischio di pagare sanzioni perché qualcosa si è fatto male, il rischio di contestazioni sostanziali, di contestazioni reali. Quindi che cosa rischio? Se fai le cose per bene, fondamentalmente non rischi nulla. Sempre nel tema del rischio, perché è una tematica piuttosto importante, poi se ne sente parlare tanto anche in internet, quella della doppia tassazione, no? Dice, io me ne vado in un altro paese, allora l'Italia mi tassa anche il paese di destinazione. Allora, in questo caso è chiaro che il rischio c'è, cioè, è un rischio concreto, ma anche qui, se ci si muove per tempo, se ci si muove prima di un trasferimento, il rischio viene completamente annullato. Il rischio rimane se ci si muove, se si contatta un consulente dopo il trasferimento, che è quello che capita a me nel 30-40% dei casi dei miei clienti. Cioè, molti miei clienti vengono da me dopo 4-5 anni da parte dopo che hanno fatto il trasferimento, qualcuno addirittura si è dimenticato di iscriversi all'AIRE, qualcun altro si è ritrovato una cartella di Equitalia a casa il giorno che è rientrato per le vacanze. Quindi facciamo attenzione: la doppia tassazione è un rischio reale se ci si interessa del problema dopo, è un rischio assolutamente gestibile, è un rischio assolutamente evitabile se ci si muove prima. Attenzione anche qui: come si elimina la doppia imposizione? Molti consulenti vi dicono sì, ci sono i trattati vi riducono la tassazione, eccetera, eccetera. Facciamo attenzione però, perché a seconda del paese nel quale ci spostiamo, il trattato, cioè la Convenzione contro le doppie imposizioni, così si chiama a livello internazionale sul modello dell'OCSE, potrebbe esistere come anche no, potrebbe avere determinati tipi di regole, ma potrebbe anche avere un'allocazione dei diritti di imposizione, così si chiama, cioè decide fondamentalmente la Convenzione decide chi tassa cosa, quale Stato tassa cosa. Però bisogna fare attenzione perché a seconda dello Stato, a seconda della categoria reddituale che andiamo a prendere in considerazione, le regole possono cambiare, quindi obiettivamente potrebbe esserci un rischio di doppia tassazione. Vi faccio un esempio: una cosa è un reddito da lavoro dipendente, la vostra multinazionale è disposta dall'Italia perché vi vuole far lavorare in Inghilterra, si applica un determinato tipo di regola. Piuttosto che se hai un'impresa, prima ce l'avevi in Italia e dopo ce l'avevi in Svizzera a cavallo, e la sposti a cavallo d'anno, potrebbe esserci un altro tipo di problema, un altro tipo di imposizione. Quindi un rischio anche la risposta alla domanda rischio la doppia imposizione, la risposta è se ti muovi prima, sicuramente no, a determinate condizioni no, sicuramente un bravo consulente saprà cosa consigliarvi e secondo quali tempistiche muovervi per evitare qualsiasi problema di doppia tassazione, mentre se ti muovi dopo diventa poi un rischio concreto, perché non dimentichiamo che gli organi accertatori possono andare indietro nel tempo, quindi non verranno a contestarvi soltanto l'anno d'imposta nel quale vi hanno beccato, ma poi apriranno a cascata quelli che sono preceduti, chiedo scusa, e quindi tu il problema te lo ritroverai da un anno ai 5 anni precedenti. Quindi facciamo sempre molta attenzione. Un'altra domanda classica, piuttosto banale, ma non per tutti, è: posso tornare in Italia una volta che mi sono trasferito all'estero? E qui devono passare due concetti importanti. Concetto numero uno, il trasferimento di residenza non è una pratica definitiva, cioè non è una pratica incontrovertibile. Si può in ogni caso sempre e comunque tornare sui propri passi. Chiaramente bisogna seguire determinati step, bisogna farsi consigliare per evitare casini con il fisco, però
non stiamo andando via per non poter tornare mai più. Numero uno, cioè se io domani voglio tornare in Italia a vivere, lo posso fare. Numero due, se invece voglio tornare cioè il paese di destinazione dove andiamo, un altro concetto che voglio far passare è che il paese di destinazione non è una prigione, quindi il giorno che io voglio tornare in Italia per le vacanze d'estate, per Pasqua, per incontrare alcuni clienti, per salutare i miei genitori per periodi più o meno lunghi, lo posso assolutamente fare, non c'è una barriera all'entrata, non c'è una corteccia invisibile per cui l'aereo si disintegra, potete tranquillamente tornare e chiaramente rispettando determinate condizioni, perché se siete andati a vivere in un determinato paese vorrà dire che il centro dei vostri interessi vitali sarà in quel paese e non sarà più in Italia, però è possibile tornare in Italia, sia ritornare a vivere in Italia definitivamente, sia ritornare per le vacanze. Ok, quindi entrambe queste cose devono essere in ogni caso gestite e discusse con il consulente. Un'altra domanda che spesso mi fanno è: perché se ne parla allora così male, così tanto male in TV? Se ne parla così tanto male in TV, purtroppo, perché prima di tutto i temi dell'evasione e dell'elusione sono dei temi che fanno notizia e soprattutto e quindi si cerca di far passare per elusione e per evasione anche pratiche come quelle del trasferimento che di fatto non lo sono. Dall'altro lato se ne parla male perché negli anni c'è poi chi obiettivamente ne ha abusato, qui non si può dare la colpa alla stampa, soprattutto determinati personaggi dello spettacolo di cui evidentemente non faccio nomi ma che sono nelle cronache, che sono passati comunque alla cronaca, sono quelli che fondamentalmente 9 su 10 si trasferivano tutti quanti a Monaco. A un certo punto si portava a Monte Carlo perché si era diffusa questa notizia che se prendevi la residenza fiscale a Monte Carlo non pagavi le tasse, allora tu ci andavi a vivere, ti prendevi un appartamentino di 20 metri quadri nel Principato di Monaco e avevi risolto i tuoi problemi. È chiaro che 1, 2 e 3 il fisco, gli organi accertatori italiani non è che sono degli stupidi, sono delle persone estremamente preparate e a cui non piace farsi prendere in giro. E quindi da lì sono nate delle diatribe, sono nati gli accertamenti di contenzione, perché poi con vittoria 9 volte su 10 degli organi delle autorità fiscali italiane, però hanno, distrutto in qualche modo o quantomeno dipinto in maniera piuttosto pittoresca l'immagine del trasferimento di residenza, per cui da lì in poi si pensa che chi se ne va lo fa esclusivamente per non pagare le tasse, senza rendersi conto che la situazione attuale non è quella di 20 anni fa, non è quella di 30 anni fa, ma non è neanche quella di 10 anni fa, cioè oggi è assolutamente possibile andare da un'altra parte e restaurare il centro dei propri interessi sociali, familiari, probabilmente anche più facilmente che in Italia, economici e quindi effettivamente stabilire un collegamento importante con il paese di destinazione e pagare le tasse lì, perché lavori lì a quel punto e non è il solo fatto di tornare a casa per il Natale non deve automaticamente riattrarre la tua residenza fiscale all'interno dei confini italiani. Quindi è un po' tutta la storia degli ultimi 50 anni italiana ha fatto sì che si parli adesso in televisione malissimo del trasferimento o lo si faccia passare come una pratica elusiva, perché c'è chi fa finta di andare, chi apre aziende all'estero e però poi in realtà rimane in Italia, quindi si mischiano una serie di fattori che hanno fatto passare questa immagine demoniaca del trasferimento che in realtà, abbiamo detto all'inizio, è una pratica assolutamente legale e come tale va affrontata e soprattutto presa in considerazione e portata a termine. Un'altra domanda che mi fanno è: posso farlo anche se non sono milionario? Ecco, mi dicono sì, il trasferimento di residenza è una cosa che chiaramente può fare chiunque, soprattutto può fare qualsiasi categoria di lavoratore, può fare lavoratore dipendente, può fare il professionista, può fare l'imprenditore, può fare il trader, chi si occupa di trading online, chi investe in mercati finanziari, e lo può fare se guadagna zero e se guadagna un milione di miliardi. È evidente che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha i suoi rischi, è evidente che se non hai un euro e ti trasferisci alle Canarie per cercare lavoro in un ristorante hai un determinato tipo di problema, sicuramente minore di chi ha un determinato patrimonio immobiliare, di chi ha cariche sociali, di chi ha partecipazioni, di chi investe in strumenti finanziari italiani, di chi ha aziende in Italia e vuole trasferirsi all'estero. Quindi sono in punta di diritto sono il trasferimento lo stesso, cioè le leggi applicabili, le procedure applicabili sono esattamente le medesime.
però chiaramente il primo che ha zero ha un rischio da gestire che non è comparabile al secondo che ha 1 milione di miliardi, che invece ha un rischio elevatissimo da prendere evidentemente in considerazione con tutta la cautela del caso. Però a prescindere da quello che fai, a prescindere da chi sei, a prescindere dalla tua impresa imprenditoriale, a prescindere dai tuoi redditi, il trasferimento di residenza è assolutamente una strada percorribile e che puoi fare appunto anche se non sei miliardario. L'altra domanda, perdo la cittadinanza? No, assolutamente non perdi la cittadinanza, da cittadino italiano il tuo passaporto ti rimarrà per il resto della vita. Quindi sono due concetti da non confondere nella maniera più assoluta, quello della cittadinanza e quello della residenza fiscale. La cittadinanza è un concetto civilistico, non perdi il passaporto, non perdi la cittadinanza italiana, quello che perdi, devi perdere se fai le cose per bene, invece è la residenza ai fini fiscali all'interno del paese. L'ultima domanda, che è piuttosto importante, ma che poi ricalca un po' i temi che abbiamo affrontato fino adesso, è: posso farlo da solo? Sei liberissimo di farlo da solo, evidentemente. Facciamo attenzione, perché il trasferirsi all'estero non vuol dire semplicemente leggersi l'articolo 2 del testo unico e contare i giorni che rimani al di là del confine, perché molti, come dire, in rete si trova ormai qualsiasi cosa e sembra veramente una passeggiata di salute, no? Qual è il primo consiglio, la prima cosa che leggi quando vai su un sito che non è il mio? Sì, basta che rimani all'estero per più di 183 giorni. La situazione è un po' più complicata di così, quindi puoi farlo da solo, ma valutiamo qual è il tuo rischio fiscale, cioè cerchiamo di capire chi sei, che cosa hai, quali sono le tue categorie reddituali, quello che ti porti dall'altra parte del confine e quello che non ti porti dall'altra parte del confine. In realtà il tema del posso fare tutto da solo è un tema piuttosto importante che voglio affrontare in maniera anche piuttosto seria e piuttosto delicata, piuttosto dettagliata, perché è vero che è possibile fare tutto da solo, cioè evidentemente è una facoltà, come dire, a disposizione di tutti, perché l'abbiamo detto, il trasferimento è una libertà fondamentale dell'individuo, quindi tu puoi decidere di andare dove vuoi, non devono esserci limitazioni, quindi puoi tranquilla, e tra questo non esserci limitazioni sei anche tu a scegliere se farti assistere da un consulente oppure no, evidentemente è una scelta, come è giusto che sia, puramente personale. Il problema è che chiaramente, non essendo esperto di fiscalità internazionale, nazionale, comunitaria e quant'altro, avrai difficoltà a gestire determinati passaggi. Chiaramente il tuo rischio aumenta a seconda della categoria reddituale, a seconda del fatturato, a seconda del paese di destinazione, quindi a seconda di una serie di elementi che prenderai in considerazione, il tuo rischio nei confronti dell'Agenzia delle entrate italiana può aumentare piuttosto che può diminuire. È chiaro che il concetto che deve passare è che però non è una passeggiata di salute, cioè non basta scaricarsi una guida a 7,50 euro o chiedere la consulenza al primo che si inventa consulente senza averne i titoli, ma non perché appunto i titoli poi in realtà contino qualcosa, ma perché dovrebbero, quantomeno nel mio caso lo sono. I titoli sono la manifestazione di un'esperienza pregressa, cioè di chi ha la capacità di evidentemente analizzare determinati dettagli delle leggi fiscali e soprattutto di chi ha vissuto con altri clienti queste vicissitudini. Perché il trasferimento è un processo appunto che non è soltanto fiscale, ma evidentemente anche un processo sociale, soprattutto che innesca una serie di fattori, una serie di conseguenze che devono essere gestite dall'inizio, cioè prima e non dopo. E questo perché? Perché quando tu ti trasferisci, hai deciso di trasferirti tu, il tuo business, la tua famiglia o tutte e tre le cose insieme, ci sono perlomeno tre ordini di grandezze, tre ordini di cose da prendere in considerazione, cioè qual è il tuo passato, banalmente, qual è il tuo presente e qual è il tuo futuro, che sembra un po', no, alla Nostradamus, ma non lo sono. Adesso ti spiego perché. Il tuo passato è importante perché il tuo passato definisce la tua esperienza di contribuente all'interno dei confini italiani. E quindi quando te ne vai devi chiederti qual è il mio passato, o meglio, hai bisogno di qualcuno che ti faccia un check-up e ti dica esattamente quali sono i tuoi debiti in essere, perché alcune volte alcuni contribuenti se ne vanno, ma neanche lo sanno, se non fai un estratto
da Equitalia neanche lo sai se ci sono dei carichi pendenti, se ci sono dei debiti sul groppone. Quindi devi capire quali sono i tuoi debiti, quali sono stati i tuoi debiti se li hai chiusi, perché non è che te ne vai e quel debito scompare, non è esattamente così. Poi dobbiamo capire se ci sono procedure concorsuali tipo fallimenti o concordati preventivi in corso, perché potrebbero restringere in qualche modo la tua possibilità di fare impresa dall'altra parte del confine. E soprattutto dobbiamo avere la possibilità di gestire le cose con l'agenzia delle entrate per bene. Cioè, se tu te ne vai lasciando aperta una partita IVA o non versando dichiarazioni o non versando tasse legate a dichiarazioni che hai presentato che però poi non sei andato a pagare, eccetera, sono mille le possibilità di essere accertati. Tu rischi chiaramente delle notifiche, che queste cartelle che nascono dall'Italia ti vengono notificate anche dall'altra parte del paese, del tuo paese di destinazione. Non basta dire non lo sapevo, come hanno fatto a sapere il mio indirizzo, se io non glielo dico non mi possono notificare. La cosa non è così banale, perché evidentemente non abbiamo a che fare con degli stupidi. Quindi tutto quello che il tuo passato da contribuente deve essere studiato e deve essere analizzato al momento che ci spostiamo. Dopodiché l'altra cosa da prendere in considerazione, l'altro elemento, è il tuo presente. Banalmente, il tuo presente che cosa significa? Significa chi sei, la fotografia della tua situazione patrimoniale, della tua situazione reddituale in quel momento. E cioè, sei un lavoratore autonomo, te ne vai nel corso dell'anno effettuato delle prestazioni occasionali, hai redditi da immobili, hai redditi da fabbricati, hai redditi da terreni, investi strumenti finanziari, hai investito, hai aperto con la tua banca dei rapporti di risparmio gestito piuttosto che di risparmio amministrato, hai delle cariche oppure hai delle partecipazioni qualificate o non qualificate all'interno di determinate società in Italia o all'estero. Il punto qual è? È che questo tuo presente non è che nel momento in cui, così come il passato del resto, non è che nel momento in cui varchi la soglia sparisce. No, piuttosto ci sono delle condizioni in fieri, delle condizioni in corso che vanno gestite, perché quell'immobile, quando tu te ne vai, ti rimane in Italia, devi sapere come tassarlo e perché quell'amministrazione, risparmio gestito, risparmio amministrato, quei soldi che hai investito in banca rimangono lì, e devi sapere che tipo di tassazione ti applicheranno quando te ne vai, quando diventi non residente, eccetera, eccetera. Se continui a fare affari con l'Italia, se continui ad avere clienti con l'Italia, ci sono delle regole che devi conoscere, se sei un lavoratore autonomo, sia che sei un'impresa, perché altrimenti rischi di vederti delle ritenute, anche piuttosto grosse, fino al 30%, sui redditi che ti vengono erogati dall'Italia. Quindi quello che è il tuo presente in realtà poi è fondamentale, perché mentre sul passato magari ci può voler più tempo per farti avere una cartella esattoriale, sul presente è automatico che ti vengono ad accertare, quindi facciamo molta attenzione. Punto numero 3, evidentemente dobbiamo capire qual è il nostro futuro, e qui proprio siamo in pieno Nostradamus. Che cosa vuol dire? Che la tua attività, quella che svolgi o quella che intendi svolgere o l'evoluzione di quella attuale, deve essere accuratamente analizzata, perché quando tu te ne vai in Thailandia e ti apri la società a Hong Kong, piuttosto che te ne vai in Inghilterra e ti apri una società in Irlanda, piuttosto che te ne vai in Slovenia e ti apri una partita IVA slovenia piuttosto slovena, eccetera eccetera, le combinazioni sono infinite. Tu non è che puoi fare tutto, cioè non è nella tua faretra tutte queste frecce a tua disposizione. Devi sapere qual è quella giusta per te, e soprattutto devi sapere che impatto ha il business fatto in determinato modo, organizzato in determinato modo, a livello fiscale in tutto il mondo. Perché se tu te ne vai e apri una società all'estero ma continui a fare business con l'Italia, allora è chiaro che non puoi completamente disinteressarti del mercato italiano, ma devi sapere, per fare giusto un esempio, se ai tuoi servizi e ai tuoi prodotti va applicata l'IVA oppure no quando vendi ai clienti italiani, e così via, perché dal farlo o dal non farlo possono comunque derivare delle sanzioni, possono comunque derivare dei problemi. Ancora qui dobbiamo capire chi sono i tuoi fornitori, da dove ti approvvigioni, e così via. Quindi anche dove sono i tuoi dipendenti, se hai dei collaboratori, eccetera, eccetera, se ti affidi a un call center per le attività commerciali, dove si trova questo call center, cioè la strutturazione, la struttura del business, semplice o meno semplice, perché puoi essere anche solo tu e un collaboratore che però continua a trovarsi in Italia, può creare dei problemi piuttosto seri,
soprattutto se non presi, se non presi in anticipo, perché poi il tema principale è sempre quello della prevenzione, che sembra una sciocchezza, ma fa tutta la differenza nel mondo. Perché una cosa è venire da me con la cartella in mano di Equitalia, dell'Agenzia delle Entrate, come si chiama oggi, un'altra cosa invece è venire prima e dire ho intenzione di fare questo business, come lo devo strutturare, dove mi conviene aprirlo, eccetera, eccetera. Quindi facciamo molta attenzione. A questo punto io ti saluto, ti ho descritto quali sono i vantaggi, quali sono i benefici e quali sono le cose a cui fare attenzione, quello che si può fare e quello che non si può fare. Adesso sta a te non perdere più tempo, non far passare ancora un anno fiscale prima di prendere questa decisione. È una decisione importante, ma va fatta.